Uno showroom di un'azienda è qualcosa dove di solito si possono vedere in maniera statica o nel loro pieno funzionamento i prodotti destinati ai clienti. Il caso di MVD, l'azienda elbana leader del settore benessere e non solo, è il primo in Italia. All'interno della struttura appena realizzata si può testare direttamente tutto quello che è in mostra, dalla sauna all'idromassaggio al bagno turco fino alla doccia emozionale. Si sta concretizzando qualcosa di veramente importante a livello di innovazione. Siamo rimasti molto colpiti dal suo slogan quando siamo entrati all'interno della showroom, che ormai sta arrivando in fase di ultimazione. Questo permetterà, lei ci ha spiegato, alle persone di testare direttamente tutto quello che è nell'immaginario collettivo del benessere. Oggi come andare dal sarto e provare un vestito? Esatto, ha detto, cioè, sono le cose giuste. Oggi sempre di più c'è questa esigenza di capire, di sapere, di conoscere. Noi abbiamo pensato di metterci questa giacca addosso fatta su misura, perciò tutto ciò che noi riteniamo che sia tecnicamente avanzato e proponibile, che debba essere anche testato qui in loco, di modo che chiunque che viene qui dentro può capire come funziona uno scaldabagno a pompa di calore, come funziona un impianto a pavimento a pompa di calore, perciò lavoriamo a basse temperature, e tutto quello che sono gli strumenti dell'innovazione, perciò sfruttando il solare. Questo è quello che noi ci siamo proposti, ci siamo riusciti, e ovviamente è una fatica importante che abbiamo fatto, non solamente fisica ma anche economica, e in più abbiamo cercato di mettere a disposizione di quello che sono o dovrebbero essere le infrastrutture quel valore aggiunto che hanno necessità e bisogno per dare al nostro ospite una maggiore accoglienza. Le curiosità più grandi sono dal punto di vista ovviamente tecnico, anzi tecnologico. L'Andrinardi è il progettista di questa nuova situazione. Quanto c'è veramente di importante a livello di tecnologia che ha fatto fare un salto di qualità rispetto a quello che è già oggi l'immaginario collettivo del centro benessere, fra virgolette? Ma diciamo che l'avanzamento tecnologico è qui presentato in tutta la sua dimensione, quindi viene presentato in modo completo sicuramente, per cui tutto ciò che è il mondo del benessere della spa, qui il cliente lo può testare, lo può provare, lo può vedere. Abbiamo cercato di dare un aspetto molto gradevole a questo cuore tecnologico della sala mostra, anche con finiture di particolare bellezza che sono le nuove proposte, diciamo, del mondo produttivo che riguarda, diciamo, le finiture di interni. Vincenzo Gorgoglione, questa è una cosa che lei ci ha anticipato, non ha ancora precedenti in Italia, quindi una cosa fatta per la prima volta, ma nello stesso tempo, come abbiamo visto al piano inferiore, è qualcosa che permetterà addirittura di abbattere i costi di mantenimento di quelle che sono le parti più essenziali del benessere all'interno di un'abitazione. Com'è possibile questo? Questo è possibile perché sono tutte quante energie rinnovabili, perciò sfruttiamo il sole, noi non sfruttiamo nient'altro, perciò se parliamo di pompa di calore, se parliamo di impianto a pavimento, sono energie pulite e, diciamo così, di costo bassissimo, perché con poco riusciamo a mandare avanti la nostra casa. Ci abbiamo messo un po' per attendere che queste nuove tecnologie fossero realmente efficaci, oggi lo sono, e la dimostrazione è che sono tutte quante attive proprio per farle vedere, perciò con poco riusciamo ad avere il massimo del benessere per le nostre case. Quindi, se possiamo riassumere, l'investimento può sembrare importante, ma il recupero anche a livello appunto finanziario è immediato, in più sono tutti quanti oggi degli sgravi fiscali che permettono di abbattere veramente, veramente tantissimo, perciò diciamo così oggi bisogna avere un'attenzione maggiore proprio su queste energie rinnovabili, perché sono il futuro del domani.